Il 15 maggio scorso è stata la data del quinto anniversario della nascita della Banca della Provincia di Macerata. In occasione di tale data, l'Istituto ha deciso di avviare una serie di iniziative sul territorio della provincia, rivolte principalmente al mondo della scuola e ad iniziative imprenditoriali giovanili con il progetto La Banca delle Idee. Noi vogliamo essere con le nostre idee propositivi per tentare di migliorare ancora il più velocemente possibile la nostra vicinanza al territorio per il sostegno allo suo sviluppo socio-economico. La rilevanza delle iniziative proposte è evidenziata dal direttore Cavallini, che ha sottolineato come per una ricorrenza così importante si sia voluto non buttare via il denaro ma investirlo per i giovani. È un nuovo filone di attività e di sostegno al territorio che vogliamo avviare, cioè quello di investire tutto il denaro di cui disponiamo, al momento ancora non tantissimo, però deve essere colto un segnale preciso, un segnale di attenzione ancora una volta ai giovani, come dicevo in conferenza stampa, ai giovani lungo tre direttrici essenzialmente: il giovane che vuole avviare un'attività d'impresa, se sarà in grado di presentare un progetto che abbia le caratteristiche di innovazione, attualità e fattibilità, potrà coronare il suo sogno, perché noi metteremo a disposizione, come è stato già detto, sia una somma per avviare sia una somma come finanziamento. Per ogni idea infatti sono previsti 1.500 euro di contributo di avvio e 30.000 euro di finanziamento senza garanzie specifiche, da restituire in massimo 5 anni al tasso fisso agevolato del 3%. I progetti saranno giudicati da una commissione di personalità indipendenti, composta dalla professoressa Paolini, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata, dal dottor Umberto Massei, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino, e dal signor Paolo Pagnanini, titolare dell'impresa Labware S.p.A., un'impresa innovativa costituita alcuni anni fa, che è leader mondiale dei palmari con i quali si elimina la parte cartacea dell'assunzione degli ordini nei ristoranti. L'altra faccia della stessa medaglia è la scuola, dove i giovani si formano nella scuola, dove il problema è nato nel mondo per la crisi 2008-2009 è nato nella finanza. Queste due cose messe insieme ci hanno convinto che forse è ora di cominciare a fare un po' di educazione finanziaria a tutti i livelli scolastici. Noi lo gradueremo per i diversi tipi di scuole, per la diversa età delle scuole, previ accordi col provveditorato con il quale andremo a parlare all'inizio dell'anno scolastico, perché è assolutamente necessario che anche i ragazzi incomincino ad avvicinarsi alle tematiche finanziarie, semmai con concetti molto semplici, e noi metteremo a disposizione i nostri funzionari perché questi concetti semplici diventano patrimonio comune. Poi abbiamo fatto un gioco, abbiamo detto: noi abbiamo un prodotto rivolto a tutti i dipendenti e pensionati a costo zero, assolutamente in grado di aiutare anche i piccoli risparmiatori e coloro che non sono in grado di risparmiare, dando un conto assolutamente a costo zero, e diremo ai giovani: fate un bozzetto, vedete di farci capire secondo voi qual è il modo migliore per veicolare pubblicitariamente questo prodotto. Al migliore daremo 1.500 euro, anche questo è un gioco che però, insomma, per chi vincerà sarà meno gioco e più guadagno. Tutti i dettagli sulla partecipazione a tali iniziative saranno comunicati entro giugno. Alla conferenza era presente la vicepresidente del CDA, Rosaria Ercoli, che ha rimarcato come la crisi economica abbia dimostrato l'importanza che può avere un piccolo istituto. Ancora più forte la parte dell'istituto, anche piccolo, perché la crisi economica è stata una crisi partita proprio dal finanziario, e essere un piccolo istituto con una crisi finanziaria ampia di portata mondiale che abbiamo vissuto nei primi anni di vita, essere qui oggi e poter dire la nostra significa veramente che qualcuno o l'economia o il territorio ha apprezzato questa iniziativa.
la pluralità dei soggetti in un mercato è sempre quello che fa il mercato, e quindi anche l'istituto piccolo in questo momento è un istituto che comunque si rapporta al territorio. Il territorio è fatto di piccole e medie imprese soprattutto, e il fatto di essere come nuovo istituto presente e poter in qualche maniera supportare quella che è stata la difficoltà del momento ritengo che sia stata fondamentale. Abbiamo un forte veduta riguardo a quelle che sono gli aspetti sociali del territorio, personalmente sono molto vicina a tante associazioni, vogliamo rafforzare questo legame e sicuramente nelle prossime iniziative ci sarà qualcosa di specifico anche per il settore. La banca della provincia di Macerata è passata dai 14 dipendenti iniziali ai 28 odierni, con 19 collaboratori esterni, e dopo essersi difesa da attacchi esterni è una realtà ormai consolidata nel panorama degli istituti del territorio. Avevamo raggiunto il pareggio economico con un piccolo utile già alla chiusura del terzo anno di attività, quindi il bilancio 2008 si chiuse con un piccolo utile. Poi purtroppo siamo caduti anche noi in quella crisi planetaria, prima finanziaria e poi economica, che le cui conseguenze sono purtroppo ancora in atto, non le abbiamo definitivamente e completamente superate, e questa crisi economica del 2009-2010 ci ha un po' penalizzato, rallentando un po' i nostri progetti. Adesso però noi abbiamo già superato questa situazione, stiamo lavorando con risultati economici già positivi in questo momento, e come risulta pure anche dal piano industriale per gli anni 2011-2013 che il Consiglio di amministrazione ha approvato nei mesi scorsi, a febbraio mi pare, e che prevede un risultato economico via crescente a partire da quest'anno stesso.